Noi ci troviamo qua nel santuario del Volto Santo e nello stesso tempo il santuario alla nostra sinistra è la casa madre dove siamo nate già il 2 dicembre 1934 per intuizione del santo sacerdote Gaetano Catanoso, sacerdote diocesano, regino, parroco che per lunghi anni ha vissuto la sua esperienza sacerdotale in paesi sperduti dell'Aspromonte. Ed è stato proprio là che lui, riferendo un po' le sue parole, cioè, dice, passando, mi stringeva il cuore pensando a tanti bambini abbandonati sulla strada, a tanti orfani, a tanti anziani sul ciglio della strada che nessuno pensava. Allora mi è balenata l'idea di fondare una congregazione proprio con questo scopo, che aiutasse gli altri. E così, dopo tanti anni e tanta preghiera, il 2 dicembre 1934 è nata la congregazione. Io sono Suor Maria Gilda Gasparone e ho conosciuto San Gaetano Catanoso quando ancora ero ragazza e ho avuto la fortuna di stargli accanto e aiutarlo nei piccoli diciamo, servizietti che aveva bisogno. Ricevevo le persone che venivano a parlare con lui. E anche i vescovi, i sacerdoti, i bambini che portavano per benedirli e a chiedere anche preghiere a padre Catanoso, che lo ritenevano già santo quando era ancora vivo. Io sono Suor Daniela Maesano, tanti anni che sono in congregazione. Ho ricoperto anche tanti ruoli, tra i quali il ruolo è anche quello di vice postulatrice per la causa di canonizzazione del santo fondatore, cosa che mi ha affascinato molto e che l'ho ritenuto veramente un miracolo di padre Catanoso. Le tappe della mia congregazione sono state veloci. La prima approvazione diocesana l'abbiamo avuta il 25 marzo 1958. L'approvazione pontificia, perché siamo una congregazione di diritto pontificio, l'abbiamo avuta invece l'8 dicembre del 1980. E la fondazione nostra riporta un pochettino quella che è la spiritualità del nostro fondatore. Lui ha cercato la spiritualità nel volto dell'uomo. Infatti è partito molto dal Salmo, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E ha azzeccato, perché i volti degli uomini li incontriamo sempre sul nostro cammino. La storia si ripete con le difficoltà degli uomini di oggi. Questa è la stanza che padre Catanoso ha vissuto alcuni anni della sua vita, perché prima lui viveva nella parrocchia, prima a Pentidattolo, poi nella chiesa della Purificazione e dopo, negli ultimi anni della sua vita, è venuto qui a dirigere l'istituto, per cui ha vissuto prima in una stanza che era costruita in mattoni e poi gli ultimi anni ha vissuto qui dove è morto il 4 aprile del 1963. È morto a luna di notte con tutte le suore attorno e ha ricevuto anche i sacramenti dell'arcivescovo Monsignor Giovanni Ferro, che lui spesso veniva a confessarsi con padre Catanoso. Ecco, questa era la sedia che lui stava molte ore al giorno seduto e qui in questo tavolo riceveva le persone per essere confortati oppure per chiedere un consiglio oppure per confessarsi in questo inginocchiatoio. Si inginocchiavano le persone e lui li ascoltava.
La congregazione da lui voluta è da lui denominata Figlie di Santa Veronica, questa era l'antica dicitura nostra, poi è stata un po' dimezzata da parte della congregazione per i religiosi, e Suore Veronica del Volto Santo. Suore Veronica, Veronica, vera icona. Lui voleva che come la Veronica sulla strada del Calvario noi asciugassimo il volto di tutti i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. Le nostre opere riportano, incarnando il carisma del fondatore, quello che è stato l'idea del fondatore, cioè quella di educare i bambini, allora negli asili, nella provincia di Reggio Calabria, e poi l'assistenza agli anziani. Infatti noi non ci stiamo nelle grandi città, ci stiamo nei paesi poveri, perché la mia congregazione così l'ha voluta il fondatore. Ci stiamo a Pellegrina, a Serrata, a San Giovanni di San Battello, anche qui a Reggio, a Corio. Ci stiamo anche a Salerno, però è un po' una periferia, e ci stiamo anche a Roma, a Tor Bella Monaca, una borgata malfamata di Roma, però ci stiamo. Questo è il tempio del Volto Santo, desiderato tanto da padre Catanoso, ed è stata l'ultima opera. Si trova qui uscendo dell'autostrada A3, si trova all'uscita dello Spirito Santo, accanto alla casa generalizia delle Suore Veroniche del Volto Santo. Qui San Gaetano desiderava l'adorazione perpetua per riparare soprattutto le bestemmie e la profanazione del giorno festivo. È stato progettato della Scuola delle Belle Arti del Beato Angelico di Milano. L'architetto fu Don Valerio Vigorelle. Questo santuario è stato abbellito il 2 aprile del 1982 da questo stupendo mosaico disegnato da padre Ambrogio Fumagalli. È stato arricchito da vetrate artistiche e un bellissimo campanile. Alla facciata c'è scritto: Signore, mostraci il tuo volto e noi saremo salve. Era, diciamo, il saluto di San Gaetano Catanoso che faceva ai suoi visitatori. Lui non salutava buongiorno, buonasera, ma Signore, mostraci il tuo volto e noi saremo salve. Cosa facciamo noi? E anche, vogliamo anche, oltre questo aspetto educativo, la sfida educativa che ha avuto allora padre Catanoso, noi la perpetuiamo. Perché pensiamo che proprio l'educazione parta da dalla prima infanzia. Questa è l'urna del corpo incorrotto di San Gaetano Catanoso, che è stato portato dalla Agrippita qui quando è stato beatificato il 1977. Il corpo è stato trovato, diciamo, mummificato proprio, e poi è stato, diciamo, trattato e messo dentro questa urna. Numerosi visitatori vengono a chiedere grazie o per ringraziare delle grazie ricevute o dei miracoli addirittura di salute. Da alcuni anni siamo anche a Manila. Dal 1989 abbiamo aperto due comunità a Manila, una a Manila e una a Silan. E poi invece nel 2006 dal 2006 ci siamo anche in Tanzania, dove abbiamo due comunità, ma sempre alle periferie, dove le mie suore camminano a piedi, perché effettivamente ci sono dei luoghi molto impervi, e dove lottano con la gente, con quella gente che sta lottando per vivere, o meglio per sopravvivere alle difficoltà ambientali. Siamo proprio noi nelle periferie, non solo in quelle periferie geografiche in cui ci ha voluto padre Gaetano Catanoso, il nostro santo, ma in quelle periferie esistenziali
quelle periferie tanto care anche a Papa Francesco, stare con loro. E ci sono tante periferie al mondo, ci sono giovani senza ideali, quei giovani ai quali noi ci rivolgiamo anche personalmente, gli scout, la gioventù e tutte quelle altre opere che sono presenti nella parrocchia, nella Caritas, nel centro di ascolto. Questa è la nostra missione, questo ci ha lasciato il nostro fondatore, questo noi cerchiamo di perpetuare con la nostra testimonianza. Oggi se vivesse San Gaetano Catanoso, così come ha detto allora, in tutte quelle opere dove è necessaria la presenza delle suore, oggi come oggi, ecco, è necessaria la nostra presenza anche tra i migranti, c'è tanto bisogno di loro, tanto bisogno. Siamo attenti ai segni dei tempi, questi segni che stiamo cercando di costruire insieme alla Chiesa, insieme al Sinodo, cerchiamo di camminare insieme, perché è importante fare un percorso insieme, la comunità è comunità di cammino, non possiamo stazionare e noi non abbiamo stazionato neanche dopo la morte del fondatore, perché le linee guida, il carisma della congregazione ci hanno accompagnato sempre. San Gaetano Catanoso, proprio volendoci qua, in questi luoghi, ha amato tanto la sua Reggio, la sua Calabria. Infatti qui ha voluto prima, poi ci siamo aperti ad altre missioni. Oggi diremmo, ecco, esaminando un pochettino l'esortazione apostolica, Gaudete et Exultate, diciamo che San Gaetano Catanoso è stato il santo della porta accanto. Quelli che tutti ricordano, i suoi percorsi da qui al Duomo, da qui alla parrocchia della Candelora, dove lui vuole che noi ancora ci siamo e dove ci stiamo sforzando con tutti i mezzi anche che abbiamo a disposizione, ecco, di far rivivere il nostro carisma, che nonostante tutto, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, ancora resiste nel tempo. Vivere l'ordinario, così come diceva il grande vescovo, Monsignor Giuseppe Agostino, Padre Gaetano Catanoso ebbe a dire una volta: è il santo ordinario delle cose straordinarie, quindi vivere l'ordinario, vivere con i fratelli in questi appuntamenti educativi, in questo essere presenza è importante. Così si perpetua un carisma che noi ci sforziamo di mettere in pratica.